farsi strada a colpi di suoneria. È quello che è successo a Valerio Alessandro Sizzi, un ragazzo di 22 anni che ha vinto il concorso internazionale Nokia, il colosso finlandese della telefonia, per la creazione della nuova suoneria ufficiale della casa. Valerio ha avuto la meglio su 2.800 sound designer di 70 paesi che hanno inviato più di 6.200 proposte e adesso ci dirà come ha fatto a batterli tutti. Siamo nel laboratorio di sound design dell'OIE, dell'Istituto Europeo del Design, e siamo con Valerio Sizzi. Il mio percorso creativo si divide essenzialmente in tre etichette, ovvero quella di DJ, quella di producer, di produttore appunto di musica elettronica e quella di sound designer. Qual è il momento che ti dà più soddisfazione di queste tre tappe? Ma in realtà credo tutte e tre. Ognuna delle tre cose mi dà una soddisfazione, un appagamento ben diverso a volte. Quando si tratta di mettere dischi, la soddisfazione sta nel vedere la gente che comunque si diverte. Nel produrre musica, comunque nel creare un qualcosa di tuo, che pesca un po' più dall'animo, come dire, più sentimentale di quello che della parte del mio lavoro. Invece per quanto riguarda il sound design, la soddisfazione sta nel creare dei prodotti che comunque seguono sia la tua passione, ma che vanno proprio, come dire, possono andare bene anche ad un terzo interlocutore, ad un terzo destinatario. Ecco. L'esperienza di creare delle suonerie mi è già capitata qui in IED tramite un progetto interno curato da Paine Quadrelli, che è il coordinatore del corso di sound design dell'Istituto Europeo di Design di Milano. L'operazione era quella di un restyling di quella che era la musica di attesa e tutto l'identità sonora di quello che è IED. Però il concorso di Nokia è, diciamo, tutta un'altra cosa. Il concorso l'ho scoperto su segnalazione di una mia ex compagna di corso che si chiama Elisabetta Motta, che a sua volta ha trovato questo concorso sulla pagina del blog ufficiale Fosforo. E una volta che ho letto di che cosa si trattasse, ho pensato: perché no, proviamo. Il premio erano $10.000 offerti dal portale audiodraft.com, che è il portale web che ha ospitato il contest, e in più Nokia offriva la possibilità di inserire in 100 milioni di telefoni di nuova produzione del 2012 la suoneria vincente e l'introduzione della suoneria nell'OVI Store, che è lo store digitale di Nokia. Quindi questo è il futuro della tua suoneria? Sì, questo è il futuro della mia suoneria, tenendo conto che la versione originale risuona all'incirca 1 miliardo di volte intorno al globo ogni giorno. Forse si ha la buona speranza di avere più o meno gli stessi numeri, ecco. Da dove sei partito per creare questa suoneria? Cioè, qual è l'intuizione che tu hai avuto? In realtà ho fatto solo quello che credo un buon sound designer debba fare, ovvero leggere quella che è la richiesta del cliente, quindi il cosiddetto brief, e pensare ad una soluzione che potesse essere compatibile appunto con le richieste. Nokia chiedeva una suoneria, come dire, giovane, fresca, che potesse puntare a quella che è tutta un'operazione di retargeting. E ho pensato subito a delle sonorità dubstep. Appunto, dubstep. Puoi spiegare a chi non conosce la musica che cos'è? Allora, la dubstep è un genere elettronico che si è sviluppato in realtà a partire dagli anni 90, però ha avuto il suo exploit nell'ultimo anno e mezzo, due. Il termine dubstep deriva da due termini che sono il dub e la two-step. Il dub è ovviamente la tecnica di un mixaggio, come dire, creativo, che è nata in Giamaica ben molti anni fa, e dalla two-step, che è appunto un genere elettronico che è nato nei sobborghi di Londra.
Valerio, che consiglio daresti a un giovane che vuole intraprendere la tua strada? Il consiglio che posso dare è innanzitutto di mettersi in gioco, di rischiare, ma soprattutto di seguire comunque la propria passione. Tu sei giovanissimo, hai 22 anni, e quali sono i tuoi prossimi progetti? Come vedi il tuo futuro? I prossimi progetti, allora, presenterò uno dei due lavori di tesi che ho eseguito qua all'Istituto Europeo di Design. Io mi sono occupato della colonna sonora appunto di due cortometraggi animati, di cui uno è stato selezionato da un festival di cinematografia a Torino, che si chiama ViewFest, e inoltre sarà presentato anche a Club to Club. E poi ho in cantiere un album, e non so, in realtà sono aperto a moltissime proposte, moltissime idee che mi vengano sottoposte, insomma. L'occasione che mi è capitata in quest'ultimo periodo, io la prendo onestamente come un punto di partenza e non certo come un punto d'arrivo. È una bella opportunità, però insomma da qui in avanti spero soltanto di salire. Grazie Valerio. Grazie a voi.